Salve leggende! Benvenuti nel primissimo video di Trucchi e Segreti in The Legend of Zelda Link's Awakening. Oggi vi porto un easter egg molto particolare. Può essere che la maggior parte di voi già lo conosca, se ha giocato la versione per Game Boy, solamente che resterà sorpreso per come lo hanno modificato. Quindi, iniziamo! The Legend of Zelda Link's Awakening promette di essere uno dei giochi più belli, divertenti e ben dettagliato di quest'anno. Una prova di questo è un easter egg che si nasconde nel menu principale. Se al nostro personaggio, in poche parole Link, gli mettiamo come nome Zelda, potremo ascoltare una versione molto curiosa e divertente del brano principale della saga. E c'è dell'altro. Se scriviamo Totakeke, potremo ascoltare la canzone di Totaka con lo stesso stile di quella precedente. Proprio come nella versione del Game Boy, Link's Awakening nasconde la leggendaria canzone di Totaka, la quale è una melodia che nasconde questo compositore nei giochi ai quali ha lavorato. Tra l'altro, non è l'unico posto dove la possiamo sentire, ma la troveremo anche nella casa di Richard. Infatti, se aspettiamo un poco al suo interno, inizierà a suonare la canzone di Totaka. E pensare che questo è solo l'inizio, già che il gioco nasconde un sacco di easter egg e segreti, e sono sicuro che più di uno vi farà sorridere. Chissà cosa sentiremo se scriviamo Moise o Lolo. Infatti, questo lo lascio a voi. Non scordatevi di supportare il video con un bel like, di condividerlo e se siete nuovi vi invito ad iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati ad ogni video che carico. Che la Dea Aelia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Vi manda un abbraccio psicologico, Paltrinox. Adios!